Partenza ufficiale per lavori in comune. Oggi prima giornata di attività per le ragazze che hanno deciso di occuparsi di accoglienza e assistenza ai turisti. Avete cominciato oggi, cosa state facendo? Allora, stiamo facendo accoglienza turistica e praticamente andiamo in giro per Ravenna a chiedere ai turisti se hanno bisogno di qualcosa, di informazioni o anche suggerimenti per andare, non so, ai bar, così. E niente, la prima settimana speriamo che vada bene, dai. Beh, sta andando abbastanza bene, direi. Certo è un po' difficile perché i turisti sono difficili da coinvolgere, comunque è difficile andare da loro e farli parlare con noi, però ci stiamo provando. Sono parecchio emozionata perché è la prima volta che faccio una cosa del genere, mi piace, perché anche l'anno scorso ho avuto modo di vedere un attimo come funzionavano le cose e quest'anno ho deciso di provare io. E siccome faccio un linguistico l'ho ritenuta una buona opportunità perché comunque parliamo con la gente ed è un modo anche per rapportarci con gli altri in un certo senso. Perché hai scelto proprio questo progetto? Perché frequento il linguistico e quindi vorrei praticare le lingue e soprattutto vorrei provare ad aprirmi di più con le persone e far conoscere la mia città. È bellissimo, conosci gente nuova, e sono tutti molto gentili quindi. È il primo anno che lo fai? Sì. Anno è stato, cioè è bello, credo che lo rifarò anche l'anno prossimo, è bello, dai, mi sto divertendo. Fino a questo momento cosa ti è capitato? Allora di chiedere a due inglesi di dare delle informazioni e a un russo, però il russo è stato un po' strano, ecco, però non tutto a posto, sì. Quattro italiani, due francesi, qualche olandese un po' sgorbutico, però dai, alla fine non tutti possono accettare un aiuto, però dai, è stato divertente perché soprattutto i francesi sono stati molto gentili, simpatici e abbiamo anche riso, dai. Quindi questa esperienza di questo progetto è positiva per te? È il primo anno che lo fai? Sì, è il primo anno ed è molto positiva perché comunque è divertente ed è bello perché poi stai in compagnia la mattina d'estate, alla fine invece di dormire prendi un po' di aria fresca e stai con le persone, quindi. Finora i turisti di che cosa hanno avuto bisogno? Ma più che altro informazioni su dove possono vedere mosaici, quindi trovare anche luoghi così importanti e vedere un attimo Ravenna, com'è la nostra città. Secondo me un turista a Ravenna la cosa di cui avrà maggiore bisogno a un certo punto è un bagno. Voi dove li indirizzerete? Ma ci hanno detto prima di cominciare che Ravenna purtroppo sotto questo punto di vista è scarsa di bagni pubblici e nelle nostre cartine abbiamo segnato comunque i principali posti in cui possono andare. Noi però consideriamo comunque il mercato coperto perché è più grande, comunque sia, cioè possono anche, che ne so, fare compere. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.